Lady Gaga sa come far parlare di sé. In fondo i suoi fan la amano anche per quel suo essere sempre sopra le righe. Negli ultimi tempi, l'artista si è trovata a dover affrontare una polemica dietro l'altra. Sul finire del mese scorso, infatti, il sito TMZ ha diffuso alcuni secondi del videoclip di Do What You Want. Chi è riuscito a visionare l'intero video ha accusato Lady Gaga di sponsorizzare uno stupro. Le parole esatte sono state: Lady Gaga ha fatto un video diretto da un presunto predatore sessuale che vede protagonista un altro predatore sessuale. Il tema di fondo è farò quello che voglio con il tuo corpo. È letteralmente la sponsorizzazione di uno stupro. Gli animalisti contro Lady Gaga. Maltratti il tuo cane. Altro giro, altra corsa. Solo una manciata di giorni più tardi, Lady Gaga si è trovata ad essere additata dalla PETA come una persona crudele e che maltratta il suo cane. Il motivo? Alcuni scatti pubblicati su Instagram, che ritraevano il suo cagnolino con addosso pesanti e vistosi gioielli. L'associazione animalista l'ha attaccata dicendo: è una crudeltà, Lady Gaga può scegliere di decorare se stessa con abiti elaborati e anche scomodi, ma non può conciare un cane in questo modo, considerandolo un accessorio di moda. Lady Gaga è il fuori di seno. Poche ore fa, la cantante ha pubblicato su Facebook uno scatto che la ritrae in aereo. Impossibile non notare il capezzolo che sguscia fuori dal vestito. Difficile credere che Lady Gaga non se ne sia accorta e che non sia l'ennesima provocazione studiata d'arte. Chi se ne frega?